Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e e-learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti a questo webinar. Allora, l'argomento di questa sera riguarderà la VAT, quindi l'imposta del valore aggiunto nel Regno Unito, e in particolare, come potete vedere dall'indice, approfondiremo un po' tutti gli aspetti e gli adempimenti ad essa relativi, quindi a partire dalla scelta, l'obbligo di apertura di una posizione VAT, alla procedura quindi di registrazione con HMRC, la scelta dello schema VAT più adatto al proprio business e poi le dichiarazioni periodiche ed infine la deregistrazione. In ultimo, nelle ultime slide, parleremo brevemente della VAT e del Brexit, quindi quali cambiamenti ha portato il Brexit, quindi l'uscita del Regno Unito dall'Unione Doganale Europea, e in particolare come ottenere il numero Eriori, come recuperare la VAT, come nominare quindi un rappresentante fiscale, quindi eventuali pagamenti VAT e rimborsi dovuti a queste operazioni. Allora, partiamo innanzitutto dicendo, ma chi ha seguito i nostri webinar in passato ne ha sentito già parlare, cioè la richiesta del numero VAT nel Regno Unito non è obbligatoria, lo diventa soltanto nel momento in cui il fatturato della società supera le 85.000 sterline. Quindi un'attività o un business che sia svolto sotto forma di limited company, sotto forma di partnership, che sia un'attività autonoma, può operare, può esercitare fin da subito senza la necessità di possedere un numero VAT. Quando abbiamo detto obbligatorio? Allora, abbiamo parlato di questa soglia di 85.000 sterline. Sono sostanzialmente tre le condizioni, scusate, sto facendo pasticcio col panel. Okay. La prima si ha nel caso in cui il fatturato imponibile IVA ha superato la soglia delle 85.000 sterline nell'anno fiscale precedente, in questo caso sarebbe il 2020-2021. Ovviamente per fatturato imponibile IVA facciamo riferimento al totale di tutte le vendite che siano di beni o di servizi non esenti IVA. Secondo caso in cui la registrazione VAT è obbligatoria è nel caso in cui il fatturato si appresti a superare questa soglia nei prossimi 30 giorni. Per esempio, so già che avrò una commessa il mese prossimo, nei prossimi 15 giorni, che porterà il mio fatturato a superare tale soglia e quindi mi registro per ottenere il numero VAT. O ancora l'attività ha realizzato un fatturato imponibile superiore alle 85.000 sterline negli ultimi 12 mesi. In questo caso si parla di mesi calendaristici. Ora, chi ha già seguito i nostri webinar lo sa, l'anno fiscale non segue l'anno solare nel Regno Unito, quindi potrebbe essere che magari nell'anno fiscale non si sia superato la soglia, ma la si sia superato negli ultimi 12 mesi. In tutti i casi sopra elencati è necessario registrarsi ai fini VAT entro 30 giorni dal verificarsi di una di queste condizioni. La registrazione però è facoltativa, cioè nel senso che volendo un business, anche se non si trova in nessuna delle tre condizioni indicate nella slide precedente, può comunque decidere di registrarsi volontariamente e richiedere l'iscrizione VAT, il numero e la partita IVA. Valuterà ovviamente, sarà la valutazione dell'imprenditore, sarà la valutazione dell'amministratore, se benefici e svantaggi siano, quindi scendono più da una parte piuttosto che dall'altra. I benefici sostanzialmente sono il fatto che generalmente un business che possiede un numero di partita IVA
a terzi, quindi clienti, fornitori, soggetti con i quali ha rapporti commerciali, una percezione migliore, cioè dà un'idea di maggiore credibilità dell'attività aziendale. Proprio perché chi possiede la partita IVA generalmente ha un fatturato superiore a 85.000 sterline. Potrebbe essere utile registrarsi ugualmente su base volontaria se, specie all'inizio dello svolgimento dell'attività, questa attività ha molti costi, per esempio magari per le consulenze dei professionisti coinvolti nella apertura dell'esercizio o per gli affitti dei locali, eccetera. Quindi potrebbe essere quindi magari utile registrarsi volontariamente per poter, diciamo così, incassare il credito VAT maturato, specie nei primi periodi. Considerando anche il fatto che nel Regno Unito, poi lo vedremo meglio, il credito VAT viene generalmente rimborsato da HMRC nell'arco di 5-7 giorni lavorativi, insomma, difficilmente di Svantaggi, ovviamente ci sono maggiori oneri amministrativi, ci sono dichiarazioni periodiche da trasmettere, registri IVA da tenere aggiornati, quindi ovviamente sotto questo aspetto ci sono maggiori costi, bisogna dotarsi di un apposito software, poi vedremo perché. E poi ovviamente potrebbe creare problemi anche per quanto riguarda i flussi di cassa, perché se l'azienda è caso di aziende sane così, quindi l'IVA sulle vendite è superiore all'IVA sugli acquisti, periodicamente, trimestralmente dovrà versare questa VAT. Ci sono magari aziende che non superando questa soglia per quanto riguarda il loro fatturato, preferiscono quindi arrivare alla fine dell'anno fiscale e poi conteggiare quanto è dovuto ad HMRC, quindi gestire in questo modo i propri flussi. Sta alla scelta dell'imprenditore. Parliamo invece delle aliquote VAT. Allora, le aliquote VAT nel Regno Unito sono sostanzialmente tre. Abbiamo l'aliquota standard che si applica alla maggioranza dei prodotti e servizi e che attualmente è pari al 20% nel Regno Unito. Abbiamo. Non so perché non riesco a. Abbiamo l'aliquota ridotta che attualmente è del 5% e questa viene su determinati prodotti come ad esempio prodotti sanitari, seggiolini per auto per bambini, eccetera. Poi nelle slide successive vedranno esattamente quali sono. E poi l'aliquota zero. Allora, è importante dire che le merci con aliquota zero sono comunque sempre merci o servizi. Sono comunque sempre soggetti all'IVA, anche se hanno un'aliquota zero. Questo significa che queste operazioni vengono comunque inserite, ricomprese nel VAT return, cosa che invece non avviene per quanto riguarda le operazioni esenti o le operazioni fuori campo IVA. Ovviamente contabilmente devono essere sempre registrate e deve essere mantenuta la documentazione ad essa relativa, ma non vengono evidenziate nel VAT return. Quindi nelle informazioni che vengono poi trasmesse da HMRC, queste, le operazioni esenti, le operazioni fuori campo IVA, non compaiono. In questa slide ho voluto, diciamo così, classificare per tipologia di aliquota i vari beni o servizi. Per esempio, sono soggetti all'aliquota zero gli alimentari, i libri, i giornali. L'aliquota ridotta si applica, ad esempio, sulla ristrutturazione di abitazioni, seggiolini per bambini. Esenti sono le assicurazioni, giochi e scommesse, servizi sanitari. Fuori campo IVA, invece, per esempio, rimborsi di prestiti, dividendi, imposte sulle società. Tutto quello che non è ricompreso in una di queste quattro colonne è soggetto ad aliquota standard, quindi aliquota del 20%. Facciamo solo una piccola nota, ecco, una piccola, insomma, relativamente sempre alle aliquote IVA. Allora,
A causa dei lockdown che sono stati imposti al governo proprio per contenere i contagi da Covid, pub, ristoranti e tutte le attività del settore hospitality hanno subito gravi perdite, sono stati costretti a chiudere per lunghi periodi e quando poi c'è stata la riapertura, il governo per aiutare proprio questi settori ha concesso loro un'aliquota ridotta sulle vendite di cibo e bevande non alcoliche. Questa aliquota era appunto il 5%. Quindi loro sostanzialmente quando mettevano gli scontrini fatturavano con un'aliquota ordinaria, ma al momento quindi di pagare la VAT ed HMRC, quindi di compilare il VAT return, veniva applicata un'IVA sulle vendite di questi prodotti, quindi cibi e bevande non alcoliche, pari al 5%. Questo aiuto quindi andrà avanti fino alla fine di questo mese e poi dal 1º di ottobre fino a marzo 2022 questa aliquota IVA passerà dal 5% al 12,5%. E questo è stato proprio fatto per venire incontro a questi settori che hanno subito i maggiori diciamo così, le maggiori perdite e aiutarli quindi a riprendere la loro attività. Veniamo invece adesso alla registrazione VAT. Allora, la registrazione VAT può essere fatta in due modi, nel senso può essere fatta sotto forma cartacea, ma ormai non è quasi più utilizzata, oppure può essere fatta online. La forma online è decisamente preferita perché è più veloce, permette quindi di ottenere il numero VAT in tempi ridotti rispetto a quella in cui si presenta la domanda cartacea ed è anche più facile comunicare poi con HMRC anche successivamente se la domanda è stata fatta online. Come si fa la domanda online? È necessario, primis, creare un account sul sito HMRC per la società o per il sole trader e poi iniziare la domanda, di richiesta di iscrizione VAT fornendo tutta una serie di informazioni che riguardano sia il business sia il, legale rappresentante. Quali sono queste informazioni? Allora viene richiesta la ragione sociale, il company number, se si tratta di una società, il SIC code che equivale al nostro codice Ateco italiano, se vogliamo, possono essere indicati più di un SIC code, in verità non c'è un limite ai SIC code che possono essere indicati. Il primo riguarderà l'attività principale della società, quindi il business principale, poi quelli secondari. Non c'è limite alla tipologia di attività che una società può svolgere. L'UTR number è equivalente un po' al nostro codice fiscale, in verità identifica il soggetto, società o sole trader come contribuente fiscale presso HMRC, quindi è diciamo, quel numero univoco che identifica il soggetto fiscale. L'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di svolgimento del business, se è diverso dalla sede legale, può essere ad esempio il caso di un negozio, di un'unità locale. E poi i dati relativi all'amministratore, quindi oltre ai suoi dati anagrafici, anche il suo UTR number e il National Insurance Number, che è poi questo National Insurance Number è il numero di previdenza sociale dell'amministratore, ecco quindi che deve essere un amministratore residente fiscalmente nel Regno Unito, quello che richiede l'iscrizione VAT. E poi ancora il dettaglio del fatturato degli ultimi 12 mesi e futuri 30 giorni, ovviamente questo servirà più che altro HMRC per valutare se la domanda che è stata fatta ha ragioni obbligatorie, quindi era una doveva essere fatta su base obbligatoria oppure facoltativa. Una volta effettuata la domanda di iscrizione VAT, HMRC invierà immediatamente una email al rappresentante legale, all'imprenditore, comunicando che la domanda è stata ricevuta. Verrà comunicato anche un reference number che servirà
alla società, all'imprenditore, per contattare HMRC e avere poi informazioni sullo status della sua pratica. HMRC comunica anche in questa email che di non, diciamo così, contattarli prima che siano trascorse 2 o 3 settimane dalla presentazione della domanda. Questo perché all'incirca questo è il tempo che loro impiegano per espletare la pratica. Nel caso invece del procedimento cartaceo, che per esempio nel caso delle stabili organizzazioni estere è l'unico possibile perché non è possibile farlo online, chiaramente i tempi si allungano di più, sì, potrebbero anche esserci un mese e più. Una volta accettata la domanda e con successo, HMRC invierà alla sede legale il VAT Certificate, quindi questo certificato VAT, che conferma appunto la data di registrazione IVA, il numero di partita IVA e i trimestri assegnati per le dichiarazioni periodiche. Anche qui, una particolarità, i trimestri non sono necessariamente coincidenti con i trimestri solari. Al momento della registrazione, quindi presentazione della domanda, viene chiesto all'imprenditore se ha delle preferenze per iniziare un particolare trimestre, oppure se non ce l'ha, verranno assegnati direttamente da HMRC. E in questo caso di solito il trimestre inizia con la data di iscrizione, quindi il mese di iscrizione, e da lì poi vengono calcolati i trimestri successivi. Quali informazioni contiene il VAT Certificate? Bah, sostanzialmente le informazioni che sono state indicate dall'imprenditore, dal sole trader al momento della presentazione della domanda, quindi tutta una serie di informazioni legate al business, le coordinate bancarie, quindi se sono state fornite, sul quale HMRC potrà rimborsare direttamente eventuali crediti VAT. E poi, in ultimo, e questi sono, diciamo così, gli elementi che vengono proprio determinati nel VAT Certificate, la data di effettiva registrazione VAT, il primo trimestre in cui trasmettere il VAT Return e poi i successivi trimestri in cui andranno presentati i VAT Return. Allora, questo è per darvi un'idea di quella che è il VAT Certificate, l'aspetto del VAT Certificate. In verità questa è la schermata HMRC Online, nel quale proprio dell'account online della società, nel quale si può vedere il VAT Certificate, quello che viene inviato alla sede legale, leggermente differente, ma contiene le stesse identiche informazioni. Come vedete, al fondo abbiamo la data di effettiva registrazione, in questo caso il 13 di aprile. La data del certificato, quindi quando HMRC ha emesso il certificato, 23 maggio, vedete che all'incirca è passato, insomma, 3 settimane, e poi il primo periodo di scadenza del trimestre, che in questo caso è 30 giugno. Cosa vuol dire? Che la prima dichiarazione VAT Return comprenderà il periodo 13 aprile-30 giugno e poi i successivi scadranno a settembre, dicembre, marzo e poi di nuovo giugno. Poi ovviamente potete scaricare le slide già a partire da domani, così potrete, o da lunedì, scusate, e potrete quindi guardarli meglio e potete fare eventualmente mandare via mail ulteriori domande qualora ne avete. Allora, documenti da conservare e responsabilità. Ora, nei documenti elencati in questa slide devono essere sostanzialmente conservati e registrati da tutte le aziende, che siano queste registrate VAT oppure no. In particolare per le società registrate VAT è importante conservare le bolle doganali e soprattutto il documento rilasciato dalla dogana indicante la VAT pagata, in modo poi da poterla contabilizzare e inserire nel VAT Return. Però per il resto, insomma, fatture emesse, fatture ricevute, autofatture, documenti aziendali, quali estratto conto ricevuto, insomma, sono comuni a tutte le tipologie di attività di azienda, di business, che devono essere comunque mantenute
e per almeno 6 anni. Allora, altro aspetto è il Making Tax Digital. Che cos'è questo Making Tax Digital? È una piattaforma online che HMRC ha introdotto da aprile 2019 e attraverso la quale vengono adesso trasmessi i VAT return, quindi le dichiarazioni trimestrali VAT. Prima di questa data era possibile trasmettere il VAT return sia in formato cartaceo, quindi compilato anche proprio manualmente, sia attraverso la piattaforma HMRC, quindi l'account HMRC, e venivano inviati, compilati online e trasmessi ad HMRC, quindi aveva una struttura XML. Ora, da aprile 2019 non è più possibile, è necessario dotarsi di un software di contabilità che sia compatibile con il sistema Making Tax Digital di HMRC, ce ne sono moltissimi in commercio, e non solo vengono trasmesse le informazioni che erano prima contenute nel VAT return, che poi lo vedremo, ma consiste in una paginetta con 4-5 informazioni complessive, ma vengono anche trasmesse tutta una serie di informazioni legate alle fatture in e out del periodo, che sono state ovviamente inserite in contabilità. C'è sempre l'obbligo comunque della conservazione dei documenti che sono appunto stati contabilizzati. Questi devono essere conservati per 6 anni o in forma digitale o in forma cartacea, è indifferente. Questo sistema è stato introdotto perché? Perché ovviamente per quanto riguarda dal punto di vista dell'amministrazione fiscale, per renderla, diciamo, più efficaci i controlli sulle dichiarazioni VAT, più efficienti, perché danno modo quindi di verificare più informazioni e la congruenza delle VAT trasmessi, e soprattutto anche per diminuire il numero di errori, perché prima con la compilazione manuale gli errori che venivano commessi erano notevoli, specie quando il VAT return era cartaceo, perché loro ricevevano il VAT return cartaceo, poi veniva scannerizzato da un loro sistema informatico, però tante volte magari i numeri non erano messi bene, eccetera, le informazioni che venivano poi acquisite erano magari non corrette. In questo modo, attraverso questo sistema digitale, non c'è più il rischio di commettere questi errori, e anche dal punto di vista delle imprese è un po' più facile tenere in ordine e aggiornata la loro contabilità. Di contro c'è che avranno ovviamente un po' più di costi, perché o si devono dotare di questi software di contabilità, oppure devono chiedere a un professionista di trasmetterla per loro conto. Quindi non hanno più la possibilità di, insomma, inviarla cartacea o semplicemente inserire i numeri all'interno di un form precompilato sul sito HMRC. Ah, ecco, la fattura commerciale. Sono tanti i clienti che dicono: ma io devo preparare una fattura valida e finiva, quali informazioni richiede HMRC, quali sono le informazioni minime obbligatorie che devo indicare? Allora, abbiamo sostanzialmente due tipologie di fatture possibili. La prima è la full VAT invoice, che è, diciamo, una fattura completa, ai fini VAT, chiamiamola così, che deve indicare tutti gli elementi che vedete in questa slide. Sono diversi, quindi al di là dei dati del fornitore, della società, deve anche indicare ovviamente il numero della fattura, deve indicare però anche l'importo unitario IVA esclusa dei beni e servizi forniti, l'importo totale IVA inclusa, l'importo totale dell'IVA e il prezzo per articolo IVA inclusa. Ovviamente l'aliquota IVA debitata per articolo, se per esempio ci sono articoli esenti, articoli con aliquota zero, quindi articoli con aliquote IVA differenti, devono essere chiaramente indicati. E poi se è praticato il tasso di sconto per articolo. Allora, in questa slide riporto quella che è una fattura VAT, una full VAT invoice tipo, in questo caso una fattura di Amazon. Ovviamente
ampia libertà è data al business, all'attività di personalizzare, quindi con loghi, lo sfondo, come meglio preferiscono la fattura, l'importante è che contenga gli elementi minimi obbligatori che abbiamo indicato nella slide precedente. Posso però anche mettere una fattura semplificata. Cosa vuol dire? Una fattura che contiene un numero di informazioni decisamente inferiore, però per poterlo fare è necessario che la fornitura di beni e servizi di questa fattura sia inferiore o pari a 250 sterline. L'aspetto della fattura semplificata, di una fattura semplificata, è sostanzialmente questo, quindi come potete vedere, il numero di informazioni indicate è decisamente inferiore. Posso emettere una fattura in valuta estera? Sì, possiamo emettere una fattura in qualunque valuta e addirittura possiamo emetterla in qualunque lingua. Però se emetto una fattura in una lingua diversa da quella inglese o con una valuta diversa dalla sterlina, dovrò a indicare l'IVA totale pagabile in sterline sulla stessa fattura e poi conservare una traduzione in inglese di questa fattura in caso di ispezioni e controlli da parte di HMRC. Quale tasso di cambio utilizzare? Beh, il tasso di cambio può essere o il cambio del giorno della fornitura del servizio, del bene indicato in fattura, oppure il tasso di cambio, quindi del mese in cui ho messo la fattura, medio di HMRC. A questo link potete vedere quali sono gli exchange rate forniti da HMRC, possono essere appunto mensili, quindi un tasso di cambio medio del periodo, oppure anche giornalieri. Generalmente viene utilizzato questo tasso di cambio, poi le differenze generalmente non sono significative tra quel tasso di cambio di HMRC e il tasso di cambio magari che potete trovare online. È anche abbastanza tollerato da parte di HMRC la scelta di un tasso di cambio differente, purché ovviamente non eccessivamente favorevole, ecco, quindi nel senso che sia forzatamente troppo favorevole. Allora, vediamo invece i VAT scheme. Abbiamo detto che nel momento in cui presentiamo la domanda di iscrizione ai VAT è data la possibilità, oltre che scegliere i trimestri, anche di scegliere se aderire a un particolare schema VAT. Allora, abbiamo lo schema ordinario, che è poi quello che è più diffuso, ossia quello di utilizzare le aliquote che abbiamo visto nelle slide precedenti, quindi 20, ordinaria, al 5 quella ridotta e 0. E la VAT che si determina, quindi la VAT da pagare a HMRC o a rimborso a seconda del caso, si determina tra la differenza tra la VAT sulle vendite e la VAT sugli acquisti, e questo è lo schema ordinario. Le dichiarazioni VAT periodiche vengono trasmesse trimestralmente ad HMRC con la piattaforma Making Tax Digital, come abbiamo visto, e poi di conseguenza il pagamento. In alternativa a questo schema ordinario abbiamo altre tre tipologie di schema: l'annual accounting VAT scheme, il cash accounting scheme e il flat rate scheme. Questi tre schemi VAT possono, come abbiamo detto, o essere scelti subito al momento della registrazione VAT, oppure possono essere, ci si può aderire anche successivamente, presentando apposita domanda di variazione ad HMRC. Bisognerà attendere che HMRC convalidi la richiesta e fornisca una data a partire dalla quale è possibile procedere col nuovo schema. È anche possibile, è anche reversibile la cosa, nel senso che se si è aderito a uno di questi particolari schemi, in qualunque momento è possibile tornare allo schema VAT ordinario, sempre presentando apposita domanda di variazione e attendendo che HMRC ci comunichi la data a partire dalla quale possiamo tornare allo schema ordinario. Allora, vediamoli nello specifico ciascuno. Allora, l'annual accounting scheme
e sostanzialmente identico allo schema VAT ordinario, se non per il fatto che non si compilano più dichiarazioni VAT trimestrali, ma semplicemente un'unica dichiarazione IVA annuale. E data la possibilità all'impresa, all'imprenditore, all'amministratore di scegliere la data in cui presentare questa dichiarazione, quindi è possibile che questa data sia differente per ciascuna azienda, e per semplicità molte aziende decidono di far coincidere la data della presentazione di questa dichiarazione IVA annuale con quella della scadenza della dichiarazione fiscale, quindi quella insomma, con cui si paga la corporation tax o l'income tax, eccetera. I pagamenti VAT però, e questa è una particolarità, rimangono trimestrali. Quindi allora come conciliare una dichiarazione VAT annuale e pagamenti trimestrali? Allora, se non è il primo anno in cui viene presentata questa dichiarazione IVA annuale, i pagamenti trimestrali vengono stimati sulla base della dichiarazione IVA annuale dell'anno prima. Nel caso in cui fosse il primo anno di attività, queste invece vengono stimate dall'azienda. Ovviamente, in sede di dichiarazione annuale potrebbero essere dovuti dei conguagli, quindi dei pagamenti o dei rimborsi a seconda. E questo tipo di tipologia di schema non è però diciamo così, aperto a qualunque tipologia di azienda, ma soltanto a quelle che hanno un fatturato annuo non superiore a 1,35 milioni di sterline. A differenza, no, non possono aderire a questo schema. Il Cash Accounting Scheme. Allora, nello schema VAT ordinario noi registriamo le fatture in e out man mano che queste vengono emesse, vengono ricevute, indipendentemente dal fatto che queste vengano effettivamente incassate o pagate. Con il Cash Accounting Scheme invece le fatture in e out inserite nel VAT Return sono fatture che sono state effettivamente incassate o pagate. Quindi questo schema chiaramente appare già da subito particolarmente vantaggioso nel caso di aziende che hanno problemi di incassi oppure che hanno accordi commerciali che prevedono lunghi tempi di incasso. Non è adatta invece a quelle aziende che al contrario acquistano molti articoli a credito oppure hanno accordi di pagamento a lungo termine, perché ovviamente in questo caso non potranno recuperare la VAT fin tanto che non avranno pagato il loro fornitore, chiaramente. Anche con questo schema le dichiarazioni VAT vengono presentate trimestralmente, quindi pagate trimestralmente, ovviamente se c'è dell'IVA debito. E anche a questo schema non possono aderire le aziende con un fatturato annuo superiore a 1,35 milioni di sterline. Infine abbiamo il Flat Rate Scheme o regime forfettario, come lo vogliamo chiamare. Questo regime forfettario è disponibile solo per le piccole imprese, quindi sostanzialmente per quelle imprese che hanno un fatturato annuo pari o inferiore alle 150.000 sterline IVA esclusa. Quindi stiamo parlando di piccole realtà. Che cosa offre il regime forfettario? Allora, offre la possibilità di pagare un'IVA forfettaria sulle proprie vendite. Questa aliquota fissa viene stabilita dai CMRC ed è differente a seconda della tipologia di business svolto dall'attività, però di contro non permette di recuperare l'IVA sugli acquisti, ad eccezione di alcuni asset o cespiti di valore superiore a 2.000 sterline. C'è un esempio, diciamo, per poter vedere in modo più semplice come funziona questo schema. Allora si calcola l'imposta da versare a decimarsi moltiplicando questa aliquota forfettaria, ovviamente differente da business a business, per il costo del servizio del bene comprensivo di IVA, quindi IVA inclusa. Per esempio, in questo esempio facciamo che si tratta di un fotografo.
I servizi di fotografia prevedono un'aliquota fissa dell'11%, in questo caso questa aliquota forfettaria è l'11%. Immaginiamo che questo fotografo emetta una fattura per 1000 sterline più VAT, allora se applicaste l'aliquota ordinaria sarebbero 1000 più l'IVA al 20, quindi 1200 sterline. Otteniamo quindi l'11% di 1200 sterline, sono 132 sterline. Questa è la VAT forfettaria che andrò a pagare se aderisco al Flat Rate Scheme. C'è un certo vantaggio perché anziché versare 200 sterline, ne verso 132. Ovviamente questa tipologia di schema potrebbe non essere particolarmente favorevole per quelle aziende che hanno costi molto importanti. Quindi è più facilmente la scelta di un business che ha sostanzialmente più vendite che costi. Ecco. Allora, passiamo invece al VAT return. Il VAT return, ne abbiamo parlato prima, questa dichiarazione che adesso viene trasmessa solo esclusivamente telematicamente attraverso il Making Tax Digital, quindi la nuova piattaforma di HMRC. Ha generalmente una periodicità trimestrale, salvo che non si sia aderito all'Annual Accounting Scheme. E riporta quindi l'ammontare di VAT che si dovrà versare HMRC o al contrario, quella che dovrà essere rimborsata. Come vi ho detto, è di fatto una pagina che consiste di poche informazioni, pochi numeri. Attraverso però il sistema Make It As Digital, le informazioni che vengono poi trasmesse effettivamente sono molto più numerose, però l'aspetto del VAT return di per sé è molto semplice. Poi nella prossima slide vedrete poi come effettivamente il form. La scadenza della presentazione del VAT return, che coincide anche con la scadenza del pagamento della VAT a debito, è un mese e 7 giorni dopo la chiusura del trimestre contabile. Quindi, per esempio, se il trimestre si chiude a settembre, quindi sono il 7 di novembre, la data in cui deve essere trasmesso il VAT return e il pagamento, il contestuale pagamento della VAT, se c'è della VAT a debito da pagare. Le modalità di pagamento sono molteplici, è possibile farlo online mediante pagamento con carta di debito, carta di credito, è possibile farlo mediante bonifico, è possibile andare alle poste e pagare con assegno, insomma, le modalità sono le più diverse, più disparate. Ovviamente, poiché impiega qualche giorno il pagamento per essere processato da HMRC, è preferibile non effettuare questo pagamento troppo a ridosso della data di scadenza. Ecco, quindi questo è l'aspetto sostanzialmente del VAT return. Quello cartaceo poi consisteva proprio solo esclusivamente di questa facciata. Veniva compilato, quindi se era cartaceo o se era fatto online, venivano semplicemente compilati i vari campi e trasmesso, quindi ho spedito o trasmesso telematicamente. Ora, nel Make It Tax Digital, ovviamente queste informazioni vengono comunque rilevate, perché poi di fatto il VAT return questo consiste, però in allegato a questo vengono trasmesse tutta una serie di informazioni sulle fatture inserite, come ad esempio sulle fatture in e out inserite nel periodo, quindi la data della fattura, il numero della fattura, fornitore, cliente, eccetera. Allora, deregistrazione VAT. Come la registrazione, la deregistrazione può avvenire in alcuni casi su base volontaria, in altri è invece obbligatoria. Quando è obbligatorio deregistrarsi dal punto di vista VAT? È obbligatorio se si cessa di svolgere completamente qualunque attività commerciale o di effettuare vendite imponibili ai fini VAT. È invece facoltativa nel caso in cui il proprio fatturato ai fini VAT dovesse scendere al di sotto della soglia di cancellazione, che è di 83.000 sterline. Quindi se il mio fatturato dovesse scendere al di sotto di quella soglia, potrei scegliere se deregistrarmi oppure no.
quindi c'è la possibilità di farlo, però potrei anche decidere di continuare a mantenere la partita IVA, a trasmettere dichiarazioni VAT trimestrali, perché magari poi penso che il business possa riprendere, o indipendentemente dal motivo, ho la possibilità di scegliere. La comunicazione deve essere eseguita entro 30 giorni dal verificarsi di una di queste condizioni, cioè nel caso quella obbligatoria, nel caso in cui insomma cessi di svolgere attività commerciale, e diversamente c'è il rischio che venga addebitata una penale. Anche nel caso della registrazione possono intercorrere 2 o 3 settimane affinché HMRC confermi la registrazione e comunichi la data ufficiale di deregistrazione. Sarà inoltre previsto la trasmissione di un ultimo VAT return, che non necessariamente potrebbe riguardare un periodo di 3 mesi, quindi potrebbe essere anche inferiore, dipende da quando si è effettuata la deregistrazione, quindi, o anche più lungo, ecco, dipende. Se un'azienda dovesse richiedere la deregistrazione VAT senza averne presupposti, HMRC provvederà a registrarla nuovamente e la obbligherà a pagare la VAT dovuta alla data della cancellazione, quindi dalla data della cancellazione a quella della reiscrizione. Quindi HMRC, se dovesse accorgersi che appunto un business ha richiesto la chiusura della partita IVA, ma non ne aveva diritto, per esempio, nel caso in cui la mia soglia, quindi non sia scesa al di sotto di questa soglia delle 83.000 sterline, e avessi comunque deciso di deregistrarmi, ecco, cioè, ma sì, se verifica che effettivamente non sussistevano le condizioni per potersi deregistrare, mi registrerà nuovamente e mi obbligherà poi a trasmettere la VAT return dal periodo in cui mi ero cancellato, al periodo in cui sono stato riscritto, e pagare l'eventuale VAT dovuta. Altra cosa che si può fare è trasferire il proprio numero di partita IVA ad un'altra attività. Per esempio, se si rileva un'azienda, l'imprenditore vuole continuare a utilizzare la propria partita IVA, lo può fare, lo può trasferire, ovviamente, se l'attività che viene acquisita, viene rilevata, possedeva già un numero VAT. Dovrà essere cancellato, quindi dovrà ch essere chiesto l'annullamento, la cancellazione del precedente numero VAT. Come è possibile richiedere l'annullamento o il trasferimento di una partita IVA? Lo si può fare sempre con lo stesso procedimento che si fa per l'iscrizione VAT, quindi online, tramite il proprio account HMRC, oppure per posta utilizzando il modulo VAT 68. Ovviamente anche in questo caso è preferibile. Sempre preferibile la modalità elettronica, perché cartacea impiega decisamente più tempo. Allora, siamo quasi arrivati alla fine del webinar. Vediamo quali sono diciamo, i cambiamenti che sono intervenuti a seguito del Brexit, quindi che sono poi praticamente intervenuti da gennaio 2021, quando il Regno Unito e non fa più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea. Quindi, da quel momento, tutte le operazioni tra l'Unione Europea e del Regno Unito non rappresentano quindi più cessioni intracomunitarie, ma si configurano invece come esportazioni, importazioni verso un paese estero, con l'eccezione però dell'Irlanda del Nord, che attualmente ancora continua a essere parte del territorio doganale comunitario. Allora, le merci e beni esportati, per esempio, dall'Italia verso il Regno Unito saranno soggetti al processo, quindi, di sdoganamento e relativo pagamento di VAT e eventuali dazi doganali in dogana. Ovviamente il pagamento della VAT dipenderà dal valore totale del bene esportato, poi ci saranno ovviamente le spese di spedizione e eventuali accise legate alla tipologia di bene che viene importato. Generalmente il pagamento della VAT è a carico dell'importatore, salvo che non si siano, insomma, concordato diversamente.
Cosa è divenuto obbligatorio a seguito, insomma, dell'importazione e esportazione di merci? Cosa deve essere segnalato? Quindi in dogana deve essere indicato il numero e ori del mittente, il numero e ori del destinatario, copia della fattura di vendita, la fattura doganale completa e dettagliata con i vari codici tariffe e tariffe doganali, informazioni di contatto sia del mittente che del destinatario. Descrizioni accurate e dettagliate dei prodotti, quindi incluso il paese di fabbricazione, il peso dell'articolo, il valore dell'articolo, eccetera, valore di spedizione e poi il motivo dell'esportazione, quindi si tratta di vendita di acquisto, beni personali, campioni o documenti. Allora, cosa è cambiato dal punto di vista dell'operatore italiano? Quindi allora, le cessioni ovviamente. Di beni a favore di soggetti economici stabiliti nel Regno Unito per l'operatore italiano non sono più classificabili come cessioni intracomunitarie, ma costituiscono cessioni all'esportazione, quindi non imponibile ai fini IVA, ex articolo 8. Gli acquisti invece di soggetti economici stabiliti nel Regno Unito, quindi non sono più classificabili come acquisti intracomunitari, ma sono di fatto tutti gli effetti importazioni soggetti a IVA, quindi il pagamento dell'IVA verrà in dogana e sì, eventualmente il plafond, ovviamente, se c'è dell'esportatore, eccetera. Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi, queste invece seguono la regola della territorialità della prestazione, questo sia sul lato italiano che sul lato inglese. Allora, come ottenere un numero EORI? Perché quindi l'azienda che esporta, l'azienda italiana che esporta beni in Inghilterra, così come qualunque altra azienda europea che esporta beni, merci in Inghilterra, avrà bisogno di dotarsi di questo numero di identificatore dell'operatore economico. Questo viene fornito da HMRC. È possibile registrarsi presso il sito HMRC. Hanno richiesto una serie di informazioni relative quindi all'operatore economico che si vuole registrare e ottenere questo numero, che poi di fatto è un numero univoco che identifica il soggetto esportatore con le autorità doganali. E poi le imprese europee che operano regolarmente con il Regno Unito e che specie nel caso in cui importino beni che poi depositano in magazzini per poi essere venduti successivamente, insomma, hanno la necessità di richiedere un numero VAT, lo possono fare attraverso un rappresentante fiscale. Questo rappresentante fiscale è un soggetto intermediario che si occupa quindi di richiedere per conto della società estera il numero VAT e contemporaneamente ottenere anche il numero EORI se necessario, e che si occuperà di tutte quelle che sono le incombenze VAT, quindi si occuperà della trasmissione dei VAT returns. Riceverà ovviamente prima il VAT certificate da parte di HMRC e si occuperà di far pagare diciamo, l'operatore europeo eventuale VAT a debito oppure di richiedere il rimborso della VAT a credito. Anche in questo caso è possibile, segnalando il conto corrente aziendale, che questo venga rimborsato direttamente sul conto della società. Ovviamente il rappresentante fiscale è, diciamo, il soggetto che si interfaccia con HMRC, quindi con l'amministrazione fiscale, e che quindi riceve anche tutte le comunicazioni dirette al soggetto estero che si è registrato per la VAT. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!